Siamo in una situazione di stallo sui mercati, il FIB bello trading range, stretta anche quella dell'euro dollaro, sappiamo che queste fasi preludono a forti movimenti, vedremo se arriveranno nel corso della giornata, magari con l'apertura degli Yanks, le cosiddette sale operative derivati americane che apriranno prima del cash negli Stati Uniti. Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Class NBC, ben ritrovati in particolar modo ai trader Inch e gli investitori in CFD, accanto a me Fabio De Cillis del desk di IG, buongiorno a te Fabio. Buongiorno a voi. E poi collegato con noi telefonicamente dalla sala operativa c'è Vincenzo Longo. Vincenzo, mi senti? Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, io partirei con te Vincenzo, ci sono tre questioni aperte e questa settimana le dobbiamo risolvere. Te le lancio, mi dici poi tu in base alle tue preferenze da quale vuoi partire. L'1,40 euro dollaro, il FIB se riparte e il rame se parte a ribasso o a rialzo. Scusami sulla domanda sul rame, perché non è che si può seguire tutto, però magari se conosci lo strumento, lo stai seguendo, ci dici qualcosa, se no ci fermiamo ai primi due argomenti sulle quali non puoi declinare il mio invito. Vincenzo. Sì, allora io partirei dall'euro-dollaro. Sì. La sensazione è che il cambio rimane impostato a rialzo, sì. Ci potrebbe essere questo test a 1,40 in settimana, sì. E soprattutto collocandolo temporalmente nella serata, nel pomeriggio, nella serata di mercoledì sera, quando poi ci saranno i verbali del FOMC, attraverso i quali appunto si cercherà un po' di fare il punto della situazione sullo stato dell'economia statunitense. Sì. Il meeting inizierà domani e gli esponenti del FOMC saranno riuniti sino a mercoledì sera, quando poi ci sarà lo statement. La sensazione che abbiamo è che se Aspetto, ho perso un attimo. Allora, ripeti quest'ultimo passaggio sul meeting della Fed, perché è importante per te? È importante perché se dalle parole dello statement dovesse apparire chiaro che il tapering ci sarà solo nella primavera del 2014, ci sarà spazio ancora per dare seguito a delle vendite importanti sul dollaro statunitense che porteranno l'euro-dollaro verosimilmente con forte volatilità in area 1,40. Però ecco, è importante che in questo statement la Federal Reserve prenda atto dell'indebolimento del sentiment degli operatori che c'è stato a seguito dello shutdown e dei timori sul debt ceiling, e questo poi porti ad uno spostamento in avanti del tapering. Guardate, dovesse... ecco, guardate, adesso stiamo vedendo Vincenzo un grafico magnifico, guardate il 4 ore come tende a stringere, il 4 ore dell'euro dollaro, guardate, sono ormai giorni che si muove dopo questo movimento molto impetuoso. Però fermati un attimo, perché tu ci stai introducendo un aspetto essenziale della discussione, cioè abbiamo visto l'euro dollaro crescere di due figure da 1,36 a 1,38 in un solo giorno. Quello che stai dicendo e che io interpreto dal tuo messaggio, correggimi se sbaglio, è che secondo te fino al giorno della riunione della Federal Reserve l'euro dollaro rimane là in mezzo, stretto, schiacciato in una concessione, si muoverà solo con lo statement della Federal Reserve. È possibile tutto ciò oppure no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, possiamo immaginare una fase di pullback in area 1,37,40, 1,37 massimo da qui alle prossime due sedute, verosimilmente fino a mercoledì pomeriggio, ma già mercoledì pomeriggio all'apertura dei mercati statunitensi è auspicabile. A questo punto, Vincenzo, a questo punto Vincenzo non conviene entrare in posizione subito con uno stop loss. Diciamo che puntare su una posizione long in questo momento è abbastanza rischioso, perché quello che abbiamo detto è che comunque dal comunicato della Federal Reserve deve apparire quasi chiaro che ci sarà uno spostamento del tapering alla primavera del 2014. Per adesso i mercati lo stanno scontando, ma non è così esplicito questo elemento. Quindi c'è paura che possa nelle pieghe del comunicato della Federal Reserve ci possa essere qualche trappola.
Esattamente, anzi, se la Federal Reserve dovesse mantenersi abbastanza cauta e quindi non lasciare aperta questa possibilità o comunque continuare a ribadire che tutto dipenderà dallo stato dell'economia, probabilmente questo potrebbe dar seguito ad un rafforzamento del dollaro, al contrario che potrebbe riproiettare guardate, le quotazioni. Ecco, di nuovo, io ve lo voglio far vedere di nuovo, guardate con la concessione a 4 ore dell'euro-dollaro, con il movimento che c'è stato di due figure impressionante. È solo una questione di banche centrali, Vincenzo, è solo il cambio euro-dollaro, è solo esclusivamente una questione di banche centrali? Assolutamente sì, assolutamente sì. Vedendo come si stanno comportando gli operatori con il dollaro particolarmente debole, nonostante dal punto di vista macroeconomico l'area statunitense è molto più forte e solida di quella europea, direi assolutamente di sì. E vista anche l'inettitudine Vincenzo, i costi dello shutdown chi li paga? Li paghiamo noi? Con un'ora 1,40 i costi dello shutdown chi li paga? Li paghiamo noi. L'area periferica della zona euro. Bene. Il governatore della Banca Centrale Europea secondo te pensa di fare qualcosa in questo senso o la partita è troppo stretta, i due giorni che mancano in attesa della Federal Reserve o aspetta di vedere quello che farà la Federal Reserve per intervenire? Quello che ci aspettiamo è che qualche colomba della BCE a questo punto si esponga per stemperare questa forza dell'euro che sta mettendo in serie difficoltà le economie periferiche dell'eurozona. Ecco, addirittura si è sollevata qualche voce dalla Bundesbank dicendo che c'è una bolla nei prezzi dell'immobiliare tedesco e che quindi bisogna alzare i tassi di interesse, ma è possibile? È euro a due velocità. Assolutamente sì, e più di qualche voce è quella che si sta concentrando, è uscito anche qualche report nel corso dell'ultima settimana e quindi questo va a sostenere la tesi della frammentazione del mercato a cui Draghi più volte nel corso dei vari meeting fa riferimento. Purtroppo il tempo di questa prima parte sta esaurendo, grazie a Vincenzo Longo. Vincenzo, in qualsiasi momento questo euro dollaro noi ce lo dobbiamo tenere in watch list, dobbiamo essere pronti perché 200 pip sono belli da 1,38 a 1,40, sono belli da vedere e da tradare, quindi se hai qualche segnalazione io ti prego di allertarci. Va benissimo. Va bene, siamo in watch list permanentemente su questo cambio, giorno e notte. Grazie Vincenzo. Allora Fabio, intanto euro dollaro tra l'altro ci aveva fatto dormire per settimane l'euro dollaro, invece si sta riprendendo, questo è un cambio dove si concentra il 40% dell'operatività. Sì, sì, per quello che riguarda noi altro che il 40%, insomma, l'euro-dollaro è in assoluto il cambio più tradato, come è facile immaginare, ma parliamo di circa un 85-90% degli scambi che noi abbiamo su Forex, quindi va da sé che un aumento di volatilità su questo cambio è stato assolutamente interessante per tutti i nostri trader. Va bene, allora ci fermiamo un attimo, giusto il tempo di una pausa pubblicitaria e poi ritorniamo ancora all'euro-dollaro, tra l'altro lo vedremo in tutti i possibili time frame grazie a Fabio De Cellis con la MetaTrader, che è la nuova console pronta ad affiancare la console ammiraglia di IG. A dopo la pubblicità. Ben ritrovati, con l'euro-dollaro vi ho lasciati, con l'euro-dollaro vi riprendo perché questa, guardate, è la concessione a un'ora dell'euro dollaro, guardate a un'ora che sta succedendo sull'euro dollaro, concessione impressionante. Prima Vincenzo diceva attenzione perché questa roba può durare fino a mercoledì, fino a quando arriverà lo statement, il comunicato stampa della Federal Reserve e quindi quando la Federal Reserve prenderà delle decisioni. Intanto Fabio, stiamo vedendo una MetaTrader, che è la vostra nuova console, vi siete convertiti? Non proprio, nel senso che abbiamo deciso di affiancare la piattaforma MetaTrader alle nostre piattaforme proprietarie che sono la EGTrade e la L2 Dealer, semplicemente perché sempre più negli ultimi anni, ma soprattutto negli ultimi mesi, è diventata pressante la richiesta da parte dei nostri clienti o potenziali tali che o già utilizzano MetaTrader o hanno interesse ad utilizzarla, non tanto perché gli piace questa piattaforma, ma perché hanno interesse ad utilizzare la programmazione. Trading System automatici, Expert Advisor quindi. Questa piattaforma è veramente, penso, la regina in questo senso del mercato, perché con la MetaTrader si è venuta a creare una community sul web veramente molto molto vasta, all'interno della quale è facilissimo trovare indicatori, script, expert advisor, scambiarsi opinioni circa le varie strategie. Per cui
Il problema è che vi dovete studiare un'altra piattaforma, perché voi i clienti inizieranno, a me piace chiamarli clienti, i trader inizieranno, ma come si fa questo? Dove metto la watch list? Dove metto i grafici? È minimal come piattaforma, devi concordare con me, Fabio. Sì. Si tratta di una piattaforma interessantissima sotto il piano della programmazione, ma molto minimal come, come scenografia, no? Sì, sì, ma infatti quello, il nostro messaggio è che se ti interessa fare trading classico, tra virgolette, discrezionale, è meglio probabilmente utilizzare la nostra piattaforma di sempre. Adesso quante piattaforme avete? Facciamo il riepilogo. In totale ne abbiamo 3 piattaforme, sì, da utilizzare da PC, più tutte quelle mobile. Ne abbiamo una web che si chiama EGTrade, una che va installata che si chiama L2 Dealer e la MetaTrader. Quella è quella che amo di più. La L2 Dealer, quella, io sono un po' amante delle piattaforme professionali, anche se molto spesso chiaramente l'operatività, per avere quel tipo di operatività, devi necessariamente macinare molta negoziazione, però a me piacciono anche i piccoli trader, quelli che fanno poco eseguiti, che usano prodotti sofisticati. Sì, sì, ma concordo. Noi tendiamo comunque a consigliare quella web, ma semplicemente perché per un fatto di utilizzo, è più semplice, più intuitiva, per cui solo questo è il motivo. È velocissima, per cui non c'è valore aggiunto per l'operativa. Però non gireranno tutti gli strumenti finanziari, cioè non andare a cercare l'Italy 40 qua sopra, corretto? Corretto. Su MetaTrader c'è a disposizione esclusivamente il mercato Forex. Perché questi erano, dai sondaggi che avevamo fatto, le richieste che avevamo, per cui abbiamo deciso di partire con il mercato Forex questa piattaforma qua. Però voglio che ti esponi in questo senso, cioè se una persona si vuole avvicinare alla programmazione, lo deve fare con la MetaTrader? Se la programmazione è volta ad un trading system completamente automatico, sì, sì. Perché la MetaTrader... Auto trading, quindi. Sì. A un trading automatizzato, gli suggerisci di prendere la MetaTrader. Sì, assolutamente. Anche ed è facile iniziare a programmare? No, non è semplicissimo. Il linguaggio... come si fa? Allora, quello che io suggerisco, personalmente, io per esempio non sono in grado di programmare, sì, però... la cosa che si può fare è, se uno ha delle idee di trading, delle strategie consolidate che utilizza, in rete è facile trovare persone disponibili a creare il listato per la piattaforma. Sì. Noi per esempio abbiamo fatto così, avevamo alcune strategie che abbiamo proposto nel corso di questi anni, promosse da alcuni trader professionisti che, sì, collaborano con noi, abbiamo chiesto a loro di codificarle in maniera che potessero lavorare in maniera totalmente automatica e... è disponibile il codice da mettere sulla piattaforma. Un po' di webinar, perché le piattaforme sono bellissimi oggetti dal punto di vista informatico e saperle usare è molto utile, forse parte del risultato, può semplificare molto anche la vita. Un po' di webinar sulla MetaTrader, ma proprio dove trovo questa funzione, dove c'è il tasto buy, dove trovo il grafico, come programmare, farete o no? Dividerete in due gruppi la formazione, cioè come adesso che cosa succede? Adesso succede che MetaTrader è diventato uno dei nostri prodotti, per cui se uno dei nostri prodotti verrà inserito, anzi è già stato, sì, inserito nella didattica di AIG, per cui faremo sia dei webinar sia dei seminari a tema di livello sia base che intermedio che avanzato, proprio per, come dici tu, stare vicino a chi questa piattaforma non la conosce, perché un conto è andarsela a studiare da soli, un, sì, conto è vedere quante un webinar. Quante coppie di valute gireranno qui 35. Sopra? 35 coppie di valute. 35 coppie di valute, tutte le più importanti, sono major e minor. Gli spread identici? Gli spread no, sono un filo più larghi dell'altra piattaforma. Vabbè, però, perché c'è una piattaforma e non ci sono le commissioni, negoziazione sul Forex, e quindi leggermente più larghi, ce n'è un'idea, euro-dollaro? Grosso, euro-dollaro siamo intorno a 1,2. 1,2 pip. Sì. 1,2 contro 0,8 siamo lì, insomma. Per questo dicevo che deve fare, se si fa lo scalping può fare la differenza, se non si fa lo scalping siamo lì, insomma. Sì, sì, ma ripeto, il valore aggiunto di questa piattaforma è trading system automatici o indicatori particolari. Quindi 1,2 vuol dire che ci avete la quinta cifra decimale sulla, sì, sì, avrete la quinta cifra decimale, sì, sì, sull'euro dollaro. Va bene. Allora, ci avete qua qualche webinar in agenda? Non ricordo le date, ma ne abbiamo uno questo mese, e basta andare nell'area didattica del sito. E poi c'è il tour famoso che sta ripartendo, esatto? Sì, 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 noi abbiamo un tour, diciamo, che ha come calendario tutto l'anno, per cui ogni mese siamo in città diverse, basta consultare. Va bene. Un giorno mi direi quali sono i più simpatici come trader, di quale città. Va bene, nei prossimi appuntamenti, devi sbilanciare. Grazie a Fabio De Cillis. A voi. Da essere stato con noi, grazie a tutti voi e ancora a seguire questa congestione dell'euro dollaro, interessantissima, vedremo se raggiungerà
l'1,40, oppure se deluderà tutti andrà da tutt'altra parte.